riguarda la giunta turismo, sport, commercio, trasporti, impegnati 90.000 euro per i contributi assegnati ai gestori di campi di golf per le spese funzionali, al ripristino stagionale e la manutenzione straordinaria dei campi. Territorio e ambiente, parere favorevole all'accordo tra il comune di Cogne e la società Fintecna per il trasferimento della proprietà del compendio minorario del comune di Cogne. Questa, come sapete, è una vicenda lunga che nasce dal momento in cui abbiamo chiesto di mettere in sicurezza tutta la zona che poteva essere interessata per una rivisitazione del complesso minerario. Questo è stato fatto con un impegno di spesa notevole di 8 milioni. Quindi, a seguito di questi interventi e degli accordi che sono stati proposti da Fintecna, noi abbiamo dato il parere favorevole, perché con questo ci sarà, come ci auguriamo, un beneficio per l'intera comunità, non solo per Cogne, e tutto come un passaggio diretto da Fintecna al comune, che manterrà ancora per 3 anni, tra l'altro, una persona per quello che è il mantenimento dell'insieme dell'area. In più c'è un passaggio di un'altra zona, sempre di proprietà Fintecna, che nel nuovo piano regolatore avrà un valore importante anche per quelle che sono le pianificazioni del comune stesso. Per quanto riguarda salute e politiche sociali, è portata la spesa relativa a disposizioni applicative per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva sul territorio per il 2014 con un impegno di 123.000 euro. Istruzione e cultura, approvata la determinazione della dotazione organica dei ruoli degli insegnanti di religione nelle istituzioni scolastiche per il 2014-2015, così come dell'organico del personale dirigente ed educativo del convitto Federico Chabot. Più in generale sono state determinate le dotazioni organiche del personale docente e dirigente delle tutte le scuole della Valle per ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico. È stato dato parere favorevole alla convenzione tra la Regione e la DAVA, Associazione degli Albergatori Valle d'Aosta, per l'organizzazione di pacchetti turistici e tariffa agevolata per l'ingresso ai castelli da parte dei turisti che soggiornano in Valle d'Aosta. È stata approvata l'organizzazione di iniziative per celebrare la festa dell'Europa il 9 maggio e per promuovere le elezioni al Parlamento Europeo. Su questo troverete nella cartella un documento con specificato quello che è l'impegno che si è già profuso fino adesso per quanto riguarda l'Eurodive, per quanto è della necessità di promuovere il concetto di Europa, l'intervento anche di questi giovani che andranno, dopo questi vari interventi, saranno chiamati a Strasburgo dal 9 all'11 maggio, quindi questo credo che sia una bella soddisfazione. Inoltre ho deciso di proporre appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR della Valle d'Aosta in merito al piano regolatore del comune di Aias, richiedendo la sospensiva. Questo per ragioni tecniche, in quanto di fatto con quella delibera si mette in evidenza da un punto, con questa delibera si mette in evidenza da un punto di vista tecnico la competenza della Regione, che se no verrebbe esclusa, senza entrare nel merito naturalmente delle scelte del comune. Questo è quanto. Prego, se ci sono domande, se non ci sono domande, credo che... Consiglio martedì, poi la fine? Non so, questa è competenza del Consiglio. Misteri. Se non ci sono domande, io vi ringrazio per quello che avete fatto, per la vostra presenza, per avermi sopportato. Poi ci vediamo. Grazie.